Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Qui in mezzo a noi e qui a spezzare ancora il pane per darci la vita, per darci il senso profondo della sua misericordia, del suo perdono, e lo invochiamo. Signore Gesù, Kyrie eleison. Cristo Signore, che hai parole per illuminare, che ti riveli a chi ti accoglie e ti riconosce nel volto dei fratelli. Kyrie, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore all'intelligenza delle Scritture e si rivela a noi nell'atto di spezzare il pane. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere. Comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberato dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Facci comprendere le scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?
Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, come fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Oggi, terza domenica di Pasqua, ci tengono compagnia 2 discepoli, chiamati discepoli di Emmaus, che l'Evangelista ci racconta nel suo Vangelo al capitolo 24. E leggendo questo brano ci si accorge che possiamo trovare una certa sintonia tra la vicenda di questi uomini e tante nostre vicende. 2 uomini, sappiamo il nome di uno, Cleopa, che dopo i giorni della passione di Gesù se ne tornano a casa delusi, sfiduciati. Avevano investito molto della loro esistenza sul maestro di Nazareth. Dopo la morte di Gesù, tutto è finito. Ecco, mi fa pensare che a volte la vita, da un momento all'altro, ti toglie le cose più preziose. Ti toglie anche l'incanto di una felicità tanto cercata e ti fa all'improvviso scontrare con la nuda e dolorosa e anche imprevedibile realtà dell'esistenza umana.
E così nella nostra vita scendono le nubi, lo sguardo si fa triste, si abbassa verso terra, rendendoci incapaci di alzare il nostro volto verso orizzonti, come questi uomini che si fermano con il volto triste, ci dice l'Evangelista. Perché l'amarezza della vita ti impedisce davvero di alzare lo sguardo. E c'è il rischio di non riconoscere nemmeno il Signore che è vicino a noi, il Signore che si mette al nostro fianco. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Gesù ancora oggi vuole affiancarsi a ciascuno di noi, vuole prendere il nostro ritmo, il ritmo dei nostri passi. Lui si adatta al nostro camminare, a volte così lento, così faticoso. Non siamo noi ad adattarci al suo ritmo, perché resteremo sempre indietro. Ecco, Gesù si affianca, come si è affiancato a questi due uomini, suoi discepoli. E camminando insieme, fa tirar fuori dal loro cuore ciò che li fa soffrire, ciò che li turba, quasi fosse una medicina liberatoria. Che cosa sono questi discorsi che state facendo? Gesù vuole essere presente nelle nostre crisi, non vuole essere assente, non vuole essere lontano. Però quante volte noi invece lo vogliamo allontanare, lo sentiamo come un estraneo, un intruso, e chiudiamo così la porta del nostro cuore. Gesù invece vuole curarci, vuole guarirci, vuole che i nostri occhi, il nostro sguardo si allunghi verso l'orizzonte e non chino verso la terra. Il Vangelo ci dice che in questo camminare fianco a fianco Gesù poco alla volta illumina e scalda il cuore di questi uomini, gli aiuta a rileggere la sua storia, una storia che è dentro nelle Scritture. Come Gesù ci aiuta camminando al nostro fianco a rileggere la nostra storia, a rileggere gli avvenimenti che ci succedono così spesso, che ci turbano. Vuole rischiarare il senso delle cose buie che incontriamo, quelle domande che stanno nel profondo del nostro cuore. Perché mi è successa questa cosa? Signore, che cosa vuoi dirmi in questa prova, in questo dolore che sto vivendo e che lacera il cuore? E sono tante le domande a cui cerchiamo risposte. Ecco, Gesù a poco illumina, rischiara, riscalda, come ha illuminato i due discepoli smarriti, dicevo, sul senso della sua morte. Ecco, Gesù non vuole lasciarci nel buio, camminare nel buio. Ed ecco il miracolo. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture? Allora impariamo ad aprire il nostro cuore e lasciare parlare Gesù alla nostra vita. Perché ancora Gesù ci parla, e ci parla in tanti modi, attraverso la sua parola, il Vangelo, ma attraverso anche gli avvenimenti che la vita ci pone davanti, sia belli, gioiosi, ma anche quelli dolorosi.
Impedirgli di parlare significa condannarci in un certo modo alla delusione e alla tristezza. Il racconto si conclude attorno a una tavola, attorno a uno spazio di fraternità, e attraverso un gesto semplice, quello del pane spezzato. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ecco come non vedere in quel gesto di Gesù il gesto compiuto al giovedì dell'ultima cena. I discepoli lo riconobbero perché in quel pane spezzato c'è il segreto della sua vita. Gesù si è fatto pane, Dio si è fatto pane, perché vuole essere cibo per noi, vuole nutrire la nostra vita, nutrire la nostra fame, la nostra felicità. Questa è l'Eucaristia, è il corpo di Gesù donato ora alla Chiesa, perché Gesù spezzi ancora il pane per noi, donandosi per la salvezza del mondo. Carissimi, in attesa di ritrovarci insieme ancora a celebrare l'Eucaristia, e devo dirvi con molta sincerità che mi mancate, ecco, noi come discepoli di Emmaus diciamo: resta con noi, Signore, perché si fa sera, perché le ombre della notte non offuschino la nostra vita. Ecco, non lasciarci soli. E Gesù non ci lascia soli. Quella lampada accesa, rossa, che vedete alle mie spalle, vicino al tabernacolo, ci dice che Gesù è presente, è qui in mezzo a noi, tra le nostre case. È il dono più bello che poteva farci, la sua presenza nell'Eucaristia. Rinnoviamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, chiamati a riconoscere il Cristo risorto nella parola delle Scritture e nel pane spezzato sull'altare, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre e diciamo con fiducia: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Perché la Chiesa custodisca la fede in Cristo Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza,
e sappia annunciare a tutti gli uomini la sua vittoria sulla morte. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché i responsabili delle nazioni si lascino ispirare dal Vangelo e pongano alla base del loro impegno la persona umana e il suo diritto ad aspirare alla pace e al bene. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché l'Università Cattolica del Sacro Cuore possa accrescere il suo servizio alla formazione integrale dei giovani, in un dialogo costante fra la fede, la ragione e le domande del mondo contemporaneo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Perché tutti noi che siamo rinati nel battesimo sappiamo vivere con coerenza la nostra fede ed essere nel mondo testimoni credibili dell'amore di Dio, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per tutti i nostri cari defunti che ci hanno lasciati in questo tempo di epidemia, perché siano accolti dalla misericordia del Padre nel regno dei cieli e per i loro familiari sentano la consolazione e la vicinanza del Signore. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Accogli la nostra preghiera, o Padre, e trasforma i nostri cuori, perché lungo il cammino della vita sappiamo sempre riconoscere la presenza del tuo Figlio risorto, per giungere con Lui nella dimora eterna, dove vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo l'inno della tua gloria. Signore, Dio del
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù risorto ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Venerdì comincia il mese di maggio, c'è un momento di preghiera speciale per la Chiesa italiana, alla sera alle ore 21 a Caravaggio, Santuario della Madonna. Ci sarà l'atto di affidamento del nostro Paese alla Vergine, perché ci custodisca e ci protegga. Il mese di maggio diventa l'occasione per riscoprire nelle nostre case la preghiera del Rosario, che diventa una preziosa medicina quotidiana per la nostra vita, per anche tutte le nostre preoccupazioni. Oltre a metterle nel cuore di Gesù, sappiamo che abbiamo una Madre Celeste che ci accompagna e ci protegge. Chiediamo la benedizione del Signore perché raggiunga tutte le nostre case, le nostre famiglie, scenda su chi ancora sta rischiando la vita per la nostra salute, per assicurarci sicurezza e per garantirci quei beni necessari alla nostra quotidianità. E tutti noi, per quel che riusciamo a fare, pur tra le mura delle nostre case, non smettiamo di seminare il bene e la speranza. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.